L'usura sembra una pandemia che non si riesce a sconfiggere. Mette ancora a rischio tantissime imprese, soprattutto in periodi di crisi come è quello che stiamo vivendo. Per contrastare questo fenomeno va rafforzata la collaborazione tra istituzioni, forze dell'ordine e realtà associative. Però è anche importante, io penso sempre nel contrasto del fenomeno criminale, non ci può essere un successo pieno se non c'è anche una collaborazione dal basso. Questo vale per l'ordine pubblico, così come per l'estorsione e per l'usura. È fondamentale l'azione di prevenzione e di repressione, ma è anche fondamentale che le organizzazioni criminali sentano che non c'è spazio perché la società civile non concede loro dello spazio.